Amici e amiche di Vivi Casa Giove, buon pomeriggio. Finalmente torniamo con il nostro salottino culturale e abbiamo l'onore di avere qui nella nostra redazione di Vivi Casa Giove un artista locale emergente della musica italiana, Michele Papale, con il maestro Alfredo Tescioni. Allora, Michele, finalmente ci siamo. Eccoci qui in questo nostro salottino. Lancia un saluto ai nostri lettori. Ringrazio voi, saluto a tutti i nostri amici che stanno dall'altra parte delle telecamere. E comunque posso dirti che ogni volta che mi si presenta, ecco, quella volta che capita, sembra una sorta di novità, ecco, un emergente. Io questa parola mi pesa un pochino perché. Non perché io sono uno che ha fatto chissà quante famoso che sia, semplicemente perché dopo 30 anni, essendo chiamato sempre emergente come una sorta di novità, mi pesa un pochino, ma non per altro, cioè giusto perché è così, perché giustamente uno che non è noto, non è conosciuto al grande pubblico è sempre un emergente. E questo ci tenevo a dirlo. Senti Michele, io e ti rifaccio una domanda proprio su questa, sull'emergente, la parola emergente. La musica a volte esprime tanti talenti, tanti artisti, ma la tua passione per la musica, come è nata? Io vedevo una tua fotografia sul tuo profilo di quando eri giovane e suonavi la musica sulle spiagge. Ecco, quella voglia che avevi, ce l'hai ancora? E per emergere nella musica, cosa si deve fare? Allora, sì, la voglia ci sta sempre perché la musica viaggia con me da quando, appunto, hai detto, da quando ero un ragazzino. Mi sono innamorato della chitarra perché ascoltavo due miei amici in comitiva che facevano il duettio con le chitarre, eccetera, tutti e due, e a me piaceva moltissimo quel suono che si stendeva nella stanza, echeggiava, eccetera, mi prendeva forte, ecco. E lì io chiedevo ai miei amici se mi potevano passare qualche nozione, qualche accordo, eccetera. Era perfino insopportabile a chiederlo. Però c'era Enzo, che saluto tantissimo, Enzo e Carlo, che poi mi hanno insegnato i primi accordi della chitarra. E poi così, pian piano, insomma, non l'ho lasciata più. Attualmente la chitarra vive con me anche nel posto dove lavoro, perché io non lavoro esclusivamente nella musica, perché la musica per me è un hobby, forse molto di più, ecco, perché scrivo canzoni, a volte pubblico anche qualche canzone perché ho un lavoro che mi permette di farlo. Ecco, perché nella musica oggi anche questo c'è da dire, e appunto mi hai chiesto cosa consigli a chi vuole affrontare questo discorso nella musica, eccetera. Io dico che oggi la musica è prima di tutto è sacrificio, impegno, passione ed è un mestiere come un altro, però con un'unica differenza che a fine mese non è uno stipendio sicuro, perché anche chi riesce a tagliare il traguardo del grande pubblico non è mai arrivato con la musica, perché sappiamo la situazione, la musica non si vende e quindi devi mantenere costantemente il tuo rapporto con il pubblico, non è facile perché devi essere anche bravo a comunicare oggi, perché purtroppo una volta era l'arte che andava cercata, mentre adesso è il contrario, è l'arte E l'arte sì, che chiede all'artista, dai, diciamo. di essere vista, Di di essere valutata, valutata, vista, cioè. sì. Quindi oggi è un po' difficile e spero chiunque volesse intraprendere questo discorso di puntare su un lavoro che poi possa abbracciare le tue attività. Ecco, vedi Michele, io voglio tornare ancora su questa Sì. cosa. Elio Scarola, che era il presidente del fans club di Rino Gaetano, ha parlato benissimo di te, della tua dell'amicizia. Ecco Michele, com'è nata l'amicizia con Elio? Aspetta, un'altra cosa che ti voglio chiedere, cosa ti ha colpito di Rino Gaetano? Ma Rino Gaetano mi ha colpito perché quando ho incominciato a strimpellare la chitarra, eccetera, a Elio l'ho conosciuto nel 2009 da Facebook, poi lui mi invitò a far parte del fan club che da lui gestito e fondato di Rino Gaetano. È lì che poi, vuoi non vuoi, stai sempre a contatto con le sue canzoni perché i fan postano continuamente sia i video e le interviste che all'epoca venivano fatte a Rino Gaetano, eccetera. Vuoi non vuoi, tu rifletti poi chi era Rino Gaetano, i testi, eccetera. Io, dirti la verità, Rino Gaetano, ho visto che era un ragazzo che amava l'Italia,
amava veramente, ma forse un po' meno chi la governava, i suoi politici. Come infatti nelle sue canzoni lui voleva, lanciava forti denunce sociali, perché lui voleva far venire fuori tutto il marcio che c'era allora. Perché? Ti dico questo, perché Rino Gaetano ha iniziato, tutti lo sappiamo, negli anni 70, quando c'era il periodo dell'austerity, della crisi, eccetera. È un po' inquieto che oggi questa parola sia pian piano ritornata di moda. Diciamo, dopo il boom economico è iniziato il problema. Rino Gaetano è stato un coraggioso, cosa che pochi cantautori dell'epoca l'hanno fatto, a parlare di sociale così a fondo. Per me è stato un coraggioso, io per questo oggi mi piace anche portare in giro un po' la sua musica, perché ho un tribute band con dei miei amici, con il maestro Pescione, eccetera, che oltre al mio progettino che da anni porto avanti. Mi fa piacere, perché era uno veramente che lo merita, Rino Gaetano. E cerchiamo di far emergere questo progettino, Michele. Ma io sono, rimango sempre così, cioè per me se ci sono delle cose che vanno oltre, ben vengono, ma per me io sto bene, ecco. Tu un'altra domanda che mi volevi fare, cosa sarà il mio futuro? Diciamo cosa sarà il... L'ultima domanda è, trapassi e percorrendo ho letto una bella recensione, ma spiegami perché la scelta di questi due nomi per questi due album. Ma percorrendo un po', diciamo è un po' un tuffo nel passato, e quando, non so, anche tu non è che non sei un ragazzino di 15-16 anni, no, eccetera, sono 33 anni che giochi con la PlayStation. No, allora io all'epoca giocavo nel cortile, e quindi è un po' a ritornare a quei tempi, alle tue origini. Sì, giocavo a nascondino, la vita era, il contatto era diretto. Adesso diciamo il contatto i miei figli stanno giocano con la PlayStation, stanno sempre sul computer, cioè, il contatto con il quotidiano era del tutto diretto da quello di oggi. Sì, e manca. Le persone come me della mia età, secondo me è inutile dire di no, ma è così, manca un po' il passato, quindi è un po' un tuffo nel passato, nel presente, forse anche nel futuro, diciamo è un mix tra il vecchio e il nuovo. E Trapassi? Trapassi e Di Vinci, perché? Trapassi e Di Vinci è un po' come dipingere una storia nuova ogni volta quanto si vuole, perché in questo album, nella traccia numero 10, c'è un brano che si chiama Solo Tu. Solo Tu è quel pensiero continuo che ti prende quando vuole, senza chiederti il perché. È il pensiero che hanno un po' tutti quanti quando si ha una passione verso qualcosa. Nel mio caso la musica. E ogni volta quando vuole ti viene a bussare. Tu vuoi o non vuoi, la chitarra o la penna e carta, scrivi. Cioè, nel mio caso, di scrivere un testo o di suonare una musica. Di chi corre, non so, ha un altro hobby, fa nel... Ho capito. Questo è. Belle parole, Michele, sei stato molto chiaro. Torniamo al maestro Pescione. Maestro, la tua collaborazione con Michele Papale quando è iniziata? Permettimi di dire innanzitutto che è un piacere collaborare con un artista umile, perché oggi come oggi, diciamo, il panorama artistico è pieno di personaggi che sono, diciamo, portati in avanti grazie anche a delle situazioni contingenti. Michele Papale, musicalmente lo apprezzo moltissimo, come me e molte altre persone, però resta una persona molto umile, quindi è un piacere per me collaborare con, diciamo, persone... umile e buona. Sì, l'umiltà è, diciamo, è la base di tutto, perché ogni artista per me è una parola molto grande. Ogni esecutore, ogni persona che si dà alla musica deve poter fare ciò che sa fare. Diciamo, talvolta si vedono delle scene, delle situazioni in cui c'è una sorta di competizione, ciò avviene un po' in tutti gli ambienti, però sarebbe bello invece poter vivere la propria esperienza e portarla avanti nel modo in cui la si sa fare, insomma, senza doversi misurare, insomma. Talvolta dall'esterno si tende a misurarsi con gli altri, ma è un qualcosa che non aiuta, secondo me. E lui in questo è veramente molto bravo, collabora oltre con me con altre persone e resta sempre nella sua posizione di umiltà, si mette lui per primo a disposizione degli altri, questo ci tenevo a dirlo. La mia esperienza con lui è iniziata un anno fa circa, per puro caso, perché io l'ho conosciuto
mentre ascoltavo un suo pezzo su YouTube, e poi un'amica in comune mi ha presentato durante una collaborazione in altri progetti che stavamo facendo insieme, mi ha presentato Michele Papale, sì. E da lì, nonostante il breve tempo, quindi forse nemmeno un anno, siamo riusciti a portare avanti diversi discorsi musicali, tra cui questo di Rino Gaetano, che mi ha molto entusiasmato, anche perché ti ha molto colpito. Certo, sono d'accordo con lui sul fatto che Rino Gaetano è un'icona della musica italiana e ancora oggi è conosciutissimo anche tra i più giovani, cosa molto strana, e non solo nelle sue canzoni più commerciali, anche nelle sue, diciamo, canzoni meno conosciute. Sì. Senti, i tuoi progetti futuri? Sicuramente continuare la collaborazione con lui. Io sono impegnato anche in altre formazioni, in altre situazioni, in altri progetti, come lo stesso Michele, però devo essere sincero, con lui abbiamo avviato già altri progetti futuri, tra cui altre registrazioni per le prossime sue uscite e altri discorsi relativi magari ad esibizioni, concerti, sia per quanto riguarda Rino Gaetano, sia per la produzione di Michele Papale. Un'ultima domanda, Michele Papale è stato a Sanremo Rock, tu miri a Sanremo Rock? Io come strumentista miro a divertirmi e quindi, come lui diceva, oggi come oggi il musicista è colui il quale difficilmente riesce a vivere di musica, anche se è noto. Io sono felice nel momento in cui trasmetto qualcosa e ho quello spazio di tempo durante la giornata, durante la settimana, che mi permette di esprimere le emozioni e di viverle. Sì. E tutto ciò che verrà, ho avuto la fortuna negli anni di partecipare a dei palcoscenici, delle situazioni con un ritorno, un feedback, grosse soddisfazioni personali. E sicuramente mi auguro che ce ne saranno altre, grazie anche alla collaborazione con Michele. Allora, Michele è il maestro dei scemi, saluti a Vivi Casaggio. Allora, io prima di salutare vorrei ringraziare quello che mi ha trasmesso nella musica proprio qui a Casaggio, il maestro Pompeo Ferraro, che è scomparso da qualche anno. E facciamo un applauso a Pompeo. Con lui anche mio, e con lui ho iniziato nell'85 qui proprio a Casa Giove, e facevo i matrimoni con il maestro Pompeo Ferraro, una cosa che mi è rimasta ancora, che il maestro Pompeo Ferraro, quando facevamo i matrimoni e c'era quel momento di pausa e mangiavamo qualche cosina assieme, lui piaceva cambiare i nomi alle portate, al menù, no? Li faceva a modo suo e noi scoppiavamo a ridere. Ci metteva allegria. Senti Michele, allora i saluti. Posso raccontare, sì, un aneddoto simpatico? Velocissimo. Sì. Quando andavo dal maestro Pompeo Ferraro, in quel breve periodo in cui ho fatto il signor lui, c'era un pappagallo, un'ara, che cantava, che surfeggiava. Allora, facciamo questi saluti ai lettori e alle lettrici. Iniziamo da Michele. Saluto tutti gli amici che stanno dall'altra parte delle telecamere, ringrazio tantissimo per aver dedicato un pochino di tempo per me, per noi, cioè per tutti, per Vivi Casaggiove. Grazie a te che mi hai invitato. Ti ringrazio, Michele. Spero di vederci ancora, spero, e di vederti in qualche palcoscenico. Ma speriamo, spero. Maestro De Scione, un saluto veloce. Allora, innanzitutto ti ringrazio di averci ospitato e vi faccio un complimento perché vi leggo spesso e dicevo anche ai vostri colleghi che voi approcciate le notizie in modo tranquillo e non a volte astioso come capita in alcune situazioni. Ti ringrazio. E quindi non andate a incentivare a volte commenti eccessivi. Ti ringrazio. E quindi è un piacere ascoltare le vostre notizie. Poi ringrazio Michele e ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato e hanno visto il nostro video. Allora ragazzi, noi vi salutiamo in una maniera diversa con l'ultima, una chicca dell'ultimo brano del disco di Michele Papale. Sì, ci tengo a farla sentire qui in anteprima, è un brano che ho scritto pensando a delle persone che il destino, la sorte gli ha affidato un percorso pieno di difficoltà, ma sicuramente anche di grande amore. Giorno finisce, guardi e rifletti, mentre rifletti, guardi. È una domenica
bye.